Ciao a tutti e bentornati a Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con lo Shandong Luneng. Oggi ci aspetta, oggi è venerdì veramente, non come ieri che credevo fosse mercoledì, invece era giovedì. Oggi ci aspetta l'ultima partita della settimana in campionato. Il Liaoning, formazione forse non fortissima, ma che condivide il primo posto con il Tianjin, mentre lo Yangzhou Suning è crollato fino in fondo, e ovviamente insieme a noi, ma soprattutto Liaoning, che ha come allenatore Wang Song, che fino all'anno scorso era il nostro vice, quindi sicuramente qualcosina saprà. Ora la situazione si fa un pochettino complicata, soprattutto in difesa, perché sono andato a controllare un attimino e mi sono accorto... Mi sono accorto di un piccolo particolare, e cioè che nella nostra squadra... abbiamo due difensori, e fin qua ok perché Freire è infortunato, tornerà dopo la pausa nazionali. Ma Liu Junshai non può giocare la prossima. Non può giocare la prossima, non questa con Liaoning, non può giocare quella dopo con il in Champions perché è squalificato. E questo è veramente una merda. Liu Linlin peraltro è infortunato anche lui, no, se no sarebbe un pessimo difensore lo stesso. Zhang Zhen è un pessimo difensore anche lui. Dio mio, non saltano fuori difensori dal nulla, Zue Zi, 16 anni, pure in peggioramento, lasciamo stare. Penso che metterò Wei Jiabao difensore la prossima partita. Non è propriamente il suo ruolo, ma... com'è che stanno tutti calando in qualità? Oddio, per carità, lui sta calando, ma rimane comunque un buon difensore, però... regista, arretrato. Bah, vabbè. Allora, partiamo con quelli che sono obbligatori come cambi. Pensavo di lasciare lui in riserva. Sì. Potrei lasciare... allora, nascondiamo solamente la squadra riserve. Potrei lasciare riserva anche... vabbè, Nicolas Freire è fuori. Yan Zihao ce lo portiamo dietro, ma lo lasciamo riserva. Xiao Wei rimane lì. Mettiamo... sei tu? Yu Dabao? Sì, perfetto. Mettiamo Yu Dabao al posto di Carneiro. Però... ok, lo rimettiamo... teoricamente poi lo modifichiamo una volta che siamo in formazione. No, Zeng Long no. Zeng Zeng, scusatemi. A parte che potrei mettere Zeng Long, sì. Così almeno... è però un po' stanco. Allora lasciamo stare. Elia lì non si sposta. A destra mettiamo sicuramente Tang Miao. Potrei mettere Wen Jiabao adesso al posto di... però tanto poi devo farlo giocare la prossima. Che pasticcio. Che pasticcio. Un giocatore un pochettino contati qui dietro. E sono invece... potrei mettere Zhang Zize al posto di Hao Junmin e far giocare... far giocare lo stesso Mateus Vital. Elia puoi giocare anche in mezzo. Sì, non benissimo, ma puoi giocare anche in mezzo. Possiamo mettere Xiao Wei di qua e Zeng Long. Dove è finito Zeng Long? Qui. Va bene, così risparmiamo un po' di giocatori che sarei più contento di vedere giocare la prossima. Yan Zihao, e facciamo giocare Hao Junmin al posto di Liao Lisheng, però magari Zhang Zize in contrista non si può veramente vedere. Va bene, non sarà una partita facile, però voi lo sapete, io punto quest'anno alla Champions e vincere il terzo campionato, per carità, non sarebbe male, ma ce ne frega relativamente. Quello che ci importa quest'anno, prima di lasciare la squadra definitivamente, è puntare all'obiettivo grosso, cioè alla Champions. Bevo un goccio d'acqua perché ci sono 8 miliardi di gradi da queste parti e stanno aumentando perché lunedì arriva CR7, ma questo è una cosa secondaria, parlando da Torino ovviamente. Zeng Long manca la forma partite, vabbè, adesso cercheremo di fargliela avere un po'. Siamo favoriti, anche abbastanza tra l'altro. Certamente penso dei cambi. Ci dà fiducia la vittoria, Luning giocherà con una clamorosa vittoria per 5-1. Dobbiamo prepararci per una partita difficile. Vabbè, facciamogli due complimenti. Metti mai che si incasinino per questo.
Baratta firma un precontratto, Kudo pensa al turnover, direi che siamo ben familiari, quindi magari modifichiamo un pochettino l'affiatamento squadra, prima passare ad attacco e a spostarlo ad alto, tranne in questo che facciamo un livello di intensità medio, sì. Perché ci abbiamo ancora un po' troppe partite. Il Guangzhou ha perso di nuovo ed è ancora ultimo a 0 punti, incredibile. Lo Shanghai SIGPA ha perso anche lui, il Tianjin ha vinto, quindi vola al primo posto. Stankov punta Wei Shao, ma noi Wei Shao non lo diamo via, c'è Shao Wei in realtà, non lo diamo assolutamente via. Salto la riunione, non mi interessa, non mi fai rispondere. Ah, eccolo lì, infatti. Shao Wei non è in vendita. Aiuta ad avere un buon rapporto con l'allenatore? Assolutamente, devo fidarmi di lui. Non te lo vendo, tranquillo. No, assolutamente, indisponibile e indisponibile. Oddio, Xu Song, che non informa 60 minuti a partita, si va. Perché non sarebbe male. Formazione. Va bene. Cerchiamo di risparmiarli un pelino, eh. Cerchiamo di risparmiare un pelino. Tra l'altro, poi finita andremo ad analizzare cosa ho cambiato in questa formazione. A parte che posso anche analizzarlo adesso, prima di iniziare a giocare. Tanto, passiamo a gioca, pausa, e andiamo a vedere la tattica. Anche perché tanto devo cambiare un pochettino di posizione. Aiuda Bao. Centravanti non è proprio il mio ruolo preferito. Allora, la formazione, come vedete, è assolutamente la stessa. Ho aggiunto dei piccoli correttivi in campo, che sono innanzitutto disposizione in campo molto fluida. Abbiamo visto l'anno scorso che funzionava decisamente meglio come formazione rispetto a dargli degli ordini precisi. Altre modifiche che ho portato rispetto all'anno scorso e che derivano dall'esperienza proprio della fine dell'anno scorso con il 4-2-3-1 è partire con palla a terra. Ci permette di evitare quei lanci lunghi sulla fascia che funzionavano con squadre piccole, ma che con squadre un pelino più tecniche fanno assolutamente schifo. Portare palloni in area, direi che è assolutamente la cosa migliore, e maggior libertà di movimento per permettere, anche se diciamo di portare palloni in area, di permettere di sovrapporre. Sono un po' in dubbio in realtà su crossare bassi. Facciamo cross misti, perché comunque abbiamo un buon incolpitore di testa. Va bene. Facciamo più passaggi. L'anno scorso ce lo diceva sempre il secondo allenatore, che adesso è primo in campionato, quindi mi fiderò di lui. E facciamo più passaggi. Zeng Zeng, Zeng Long, Zeng Long, Zeng Long, cross dentro. Arriva Ojunmin a recuperare. Questa è solo la prima azione, potrebbe non succedere nulla. Shao Wei, cross ancora, un po' alto. Ojunmin, Tang Miao, cross, ribattuto. Calcio d'angolo. Tutto per noi sto calcio d'angolo. 50 secondi e già spingiamo. Elia. Shao Wei. Va il tiro. No, Hao Junmin che tira malamente, malamente, malamente. Perché vai così un po' a scatti? Sì, noi abbiamo giocatori proprio in formissima. Però l'unico modo per arrivare in fondo è tenere i giocatori più in forma possibile. Ripeto, non voglio evitare il problema dell'anno scorso in cui alla fine i giocatori erano stremati. Stremati. Ancora un calcio d'angolo di Elia. Hao Junmin, ho deciso di provarci da lontano, eh. Tredicesimo. Proviamo a spingere un po' di più. Da controllo ad offensiva. Anche perché credo che loro ci stiano facendo un po' venire avanti. Tang Miao, Elia, Yuda Bao. Che tiro stupido hai fatto. E soprattutto, perché eri lì, Yuda Bao? Che direte, dove deve stare? Sono in mezzo all'area. Sì, ma me lo aspettavo. Ah, perché forse Elia spostandosi lo attira un pelino indietro. Waxhugs in fu, tra l'altro, è passato in vantaggio. Questo può essere un problema. Noi siamo quarti. Zeng Long, che già gioca poco, si fa ancora ammonire. Ah no, Zeng Zeng, scusatemi. Wang Gao. Baumal. Baumal, Baumal. Rubiamogli sto pallone. Obama. Zhao Hongliye. Cross, Zhangzhou libera. Elia, benissimo Elia, bravo, bravo, bravo. Yuda Bao. Yuda Bao si invola. Lungo per Tang Miao. Potresti crossare per la testa. Yuda Bao la mette dentro. Bravi, 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 bravi. Bel colpo, soprattutto bello veramente l'assist di
Tang Miao. Secco, diretto, preciso per il suo piede, guardatelo. Pum! Certo, questo difensore, chiunque sia, che ha anche bestemmiato subito dopo, se l'è veramente perso, però. Rimaniamo un pochettino in offensiva, li stiamo comunque costringendo a rimanere schiacciati, potremmo provare a fare raddoppio. Tanto Giudabao ha fatto il primo gol in sua azione, Elia, Zhangzhou libera, Hao Junmin, Zhang Zize, fuori. Bene. Jibin. Lo Yanban pareggia, Ujia. Zhao Honglie. Abbiamo visto pallone, Ujia, portiere, bravissimo, ancora Baumal, Zhang. Ma questa volta Zhao Honglie ha craccato un colpo di testa da, penso, 10 metri. Zheng Zheng, ribattuto il suo calcio di punizione. Non si capisce niente, non vediamo nulla. Era uscita la palla. Ogni tanto la telecamera impazzisce. Bene, loro sono in condizioni abbastanza bruttarelle. Wang Gao, Hao Junmin, calcio di punizione alto. Stavo pensando a che giocatori faremmo giocare in coppa. Quarantesimo, sia lei, quando giocheremo poi la coppa, la FA Cup cinese. Quella mi. Boh. Non l'abbiamo mai vinta, per carità. Liu sembra volersi involare. Zhang Zize ruba palla. Chao Wei, Elia perde pallone malamente, Elia. Liu, ti sei meritato. Hai fatto di tutto per avere il rinnovo di stipendio. Ujia, il nostro portiere. Ha fatto di tutto per avere l'aumento di stipendio. E poi, però, le ultime partite non ha giocato benissimissimo. Wang Gao, Judabao libera. Il secondo tempo facciamo uscire Hao Junmin. Facciamo entrare Chao Wei. Chao Wei. Ci siamo capiti. Facciamo entrare Wen Jiabao. Notare che abbiamo solamente un giocatore straniero in campo attualmente. È vero che li stiamo tenendo teoricamente. Avete giocato bene, ma c'è sempre modo per migliorare. Wen Jiabao al posto di Hao Junmin, perfetto. E proviamo a buttare dentro Gonzalo Carneiro. Zhang Zize, Hao Junmin, Elia. Elia largo per Zenglong che non può arrivarci però. Cinquantesimo. Yan Yungling, Tang Miao. Zhang Zize, Elia, Chao Wei. Ancora Tang Miao che però stavolta. Bravo che ruba palla. Chao Wei. Cross dentro. Carandeiro di testa. Entra e ci mette 6 minuti esatti per fare il primo gol. Gonzalo Carneiro. Che non si è dimenticato come si fa gol, direi. E il cross alto direi che a lui aiuta parecchio, eh. Elia. Elia. Wen Jiabao alto. Ding Haifeng, Obama. Abbiamo sto pallone. Ding Haifeng, Chao Wei, bravissimo. Zenglong. Zeng Zeng non ce la fa. Potremmo anche cambiarlo lui. Bravo Zeng Zeng. Elia. Che caspita stava facendo? Come ha fatto a perdere sto pallone? Zhang Zize. Ancora Elia. Wen Jiabao. Dentro per Chao Wei. Che prova il tiro. Recupera Zenglong. Vicino alla bandierina. Zeng Zeng. Cross, ma troppo sul portiere. Zenget sta dimostrando che non è più tanto la sua squadra. Obama. Ye Chongwi. Zhao Honglie. Obama. Liu. Gol. Abbiamo anticipato il primo, ma l'abbiamo anticipato regalandogli praticamente la palla. Oh, proviamo a tornare a controllo, va. Liu Junshai, per carità, è sfiga, Elia. È grossa sfiga, Wen Jiabao, Carneiro, sia lei libera. È sfiga, indubbiamente sfiga, però. Stiamo attaccando tanto, ma non riusciamo a segnare. Elia, Zhang, rischio. Peccato che gliela tirata proprio addosso.
64esimo, cerchiamo di non farci rimontare, anche perché adesso siamo primi insieme all'Waxax Zinfu e al Tianjin. Se ci facciamo rimontare, quella prima posizione ce la sogniamo. Elia, liberato ancora, Elia, pallone per Wen Jiabao. Wen Jiabao, che caspita fai? 71esimo. Cambiamo anche il terzino, va. Non ce l'ho dietro, porco cane. Facciamo giocare al Shrani. Forse era meglio tenerselo fresco, ma pazienza. 75esimo. Settantottesimo. Dai, che andiamo a finire. Loro non ce la fanno più fisicamente. Direi di non accelerare. 23 tiri, di cui solo 8 in porta. Ma che vergogna. Sia lei. Bravo Wen Jiabao, Carneiro, Xiaowei, Xiaowei, Li Zenglong, cosa si è mangiato, santo cielo, Carneiro, pensa se deve esserci lui qua, Zenglong ancora perde palla, Alshrani pronto al cross, Carneiro sarà tornato in mezzo all'area, cross un po' a merda, mamma mia cosa si è mangiato Zenglong, cosa aveva fatto Carneiro? Il problema è che abbiamo un difensore in condizioni pessime e dovranno giocare di nuovo lui, eh. Sono un cretino, dovevo toglierlo forse. Olivier Baumal. Sa, sti ultimi 4 minuti, cerchiamo di portarli alla fine e di chiudere qua. Alshrani. Elia, ancora Alshrani. Zeng Zeng. Perdiamo il pallone. Yu Junshai. Che la prossima non potrà giocare, la Zeng Zeng, Zeng Long, perde il pallone anche lui. Ye Chongyi. Uja, Wang Gao. Obama, mamma mia! Traversone a un minuto dalla fine. Che botta! Cerchiamo di liberare, di non prendere un gol come dei tonti adesso. Meno male, ha tirato lì. In una posizione veramente oscena per tirare. Coperto poi dal difensore. 30 secondi. Yang Yunling libera. Carnero prova a fare sponda. Bravissimo. Shaowei. Teniamo sto pallone. Tranquilli ragazzi, non succede nulla. Bravissimo. Guadagna un fuori importantissimo. 6 secondi. Alshrani. Zeng Zeng. E finisce. Mamma mia quanto abbiamo rischiato 2 minuti dalla fine con quella traversa. Porco cane. Spogliatoio. Bella vittoria ragazzi. Ben fatto. Boom. Primi eravamo, primi rimaniamo. Ci facciamo da parte proprio Liaoning, che sarà credo un osso duro per tanti. Credo che sarà un osso duro per tanti. Rimaniamo al primo posto. Incredibilmente il Guangzhou è ancora all'ultimo posto. Benissimo, sono sempre i nostri avversari. Credo che quest'anno non lo saranno. Direi che ci fermiamo qua. Ci vediamo domani. Affronteremo la partita di Champions, la terza e ultima del girone dell'andata del gironcino di Champions. E cercheremo di portarla a casa. Vincendo quella e vincendo col John Book saremo sicuri della qualificazione. In realtà, probabilmente già anche solo vincendo quella saremo sicuri della qualificazione. Ma va bene così. Ci vediamo domani, sempre qua su Football Manager 2018. A domani. Ciao ciao.